Signora, questa bottiglia è acqua. No, signora, non la può portare. Supera i 100 cc. Questa deve bere. Ma è un litro. Lo so. Ma è acqua, io giuro, è acqua. No, per noi può essere anche esplosivo. La deve bere, signora, davanti a noi. Ma non c'ho sete. Signora. Vabbè, dai, mo un goccio per uno, se la finimo. Volete voi? No, no, signora, non possiamo bere in servizio, veramente. Non possiamo... Boh. A me non me va tutta quanta. Posso sputarla per terra? No, signora, non si sputa, perché se può esplodere. Vabbè, questa signora che cos'è? È shampoo. No, signora, può portare, supera i 100 cc. E che devo fare? Lo deve bere. Ma non me va che bevo il shampoo. Ogni mattina uno specchio si sveglia e sa che dovrà vedersela con uno zombie. Buongiorno. O anche no. Mi lasci stare ora? Ti senti meglio? No. Non ha fatto ancora effetto. Ricordi quando eri povero? Sembra ieri. Invece oggi. Oh! Mi cazzo la buonecchieri, ma se mi incazzo mi prendi 5 minuti! Questo io sto il capocollo, ti metto in destra e tre collo! Nel ginocchio! Chiero! Oh! A proposito. De chi? A proposito di te. Ha telefonato cosa, amico tuo? Ha detto se lo richiami. Chi? Coso, l'amico tuo, ha telefonato e ha detto sì, lo richiami. Papà, chi? Cosa, amico tuo, mica amico mio. Coso, quello che c'ha qua la voce. Ma chi, Gianni? Papà, è Gianni o Claudio? Papà, è Gianni, Claudio o Mauro? Ecco, te lo tiè. Me pare. Papà, me pare. E lui infarcisce il discorso di informazioni che non servono a chiarificare chi ha telefonato, papà. Ehi, ehi, è inutile che fai, erano le 5:30.